La ragioneria attesta che il presidente della provincia in questi 4 mesi è costato all'ente stanziamento iniziale di spese di funzionamento della provincia di Cosenza 13.000 euro, variazioni 0, disponibilità 13.000 euro, impegnato 0. Io sono costato 0. Ha aperto così la sua conferenza stampa di commiato Graziano Di Natale. Domenica 29 sindaci e consiglieri comunali sono chiamati al voto per nominare il nuovo presidente del Consiglio. Un saluto ufficiale, un ringraziamento accorato a chi in questi mesi ha lavorato al suo fianco. Li ha nominati ad uno i dipendenti, i volontari, chi, a dirle con le sue parole fortemente commosse, ha fatto senza strafare, perché la politica si fa per servizio. Partivamo la mattina, ritornavamo la sera sacrificando la professione, sacrificando la famiglia, ritornando a casa, trovando i figli che già dormivano, per cui nemmeno la gioia di potergli dare la buonanotte, però con l'orgoglio di avere un papà onesto. Un report di fine mandato, racchiuso in 60 semplici pagine, punto per punto, comune su comune, progetto su progetto, è stato riportato nero su bianco. Un lavoro ininterrotto, un viaggio continuo sui territori, anche quelli dimenticati e bistrattati. Un faccia a faccia con sindaci e amministratori, un confronto aperto con le istituzioni, al centro gli istituti scolastici e le aree pubbliche. Si conclude un circuito democratico, un impegno profuso al recupero dell'immagine dell'ente provincia, che ha avuto come obiettivo e come movente trasparenza e legalità. Sono state ripristinate le regole democratiche, vincendo anche la paura. Questo ha sottolineato più volte in conferenza, come nei vari incontri in giro per i 155 comuni della provincia. Un passaggio di poltrona, ma soprattutto di testimone, di come un ente va gestito e amministrato. Era per dare un segnale netto, chiaro, che quell'impostazione non andava bene, non va bene, non andrà bene. Perché una cosa è chiara: io lascio la presidenza della provincia, ma non lascio l'idea della provincia, non lascio il percorso. Il percorso è tracciato con un segno indelebile.